Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi finalmente sono qui per poter fare questo video che l'avevo fatto agli albori del canale in realtà. La storia del pagan metal italiano è uno dei primi video che potete trovare su questo canale, l'avevo chiamato la storia dei vinti. E andremo a parlare appunto inevitabilmente dei Draugr, coloro che veramente hanno scritto la storia di questo genere. Sono veramente fiero di poterlo fare come si deve, perché voglio appunto dare giustizia a questo gruppo che in realtà non è sconosciuto, ma è conosciuto, è molto conosciuto nella scena underground, ma non è molto conosciuto, diciamo, alla massa, tra molte virgolette. E devo dire che, secondo me, merita che questa storia venga conosciuta. Signori, la storia del pagan metal italiano. Il progetto Draugr nasce nell'anno bastardi Domini 392, quando l'imperatore Teodosio dichiara guerra al mondo pagano, ma solo 1610 anni dopo prende vita. Siamo a Chieti, nel 2002, e sopra le ceneri di alcuni gruppi black metal, quattro prodi guerrieri, Svafnir, Stolas, Johnny e Tenebrion, spinti da un forte spirito di tradizione pagana che da sempre pervade il paese italico, decidono di incominciare la loro avventura. All'epoca il gruppo era caratterizzato da un potente sound black metal, ispirato a storici gruppi quali Marduk, gli Immortal, i Darkthrone, i Dark Funeral e i nostrani Necrodeath, e trattavano tematiche accostabili alla cultura nordica, alle forze pagane, alla natura selvaggia, il ricordo alle tradizioni arcaiche. Il nome della band, Draugr, nella mitologia norrena, presenta una creatura non morta dalla forza sovrumana. Tra il 2003 e il 2004 escono i primi demo della band, preludi all'uscita del primo album Nocturnal Pagan Supremacy, dove nell'aprile del 2006 vengono racchiusi i brani dei precedenti singoli insieme ad alcuni inediti che portano la band a lanciarsi sulla scena black italiana. Il gruppo prendeva forma, Triumphedor si era unito sostituendo il precedente chitarrista e già si cominciano a vedere i primi passi verso la tematica principale. Con la canzone Furore Pagano, un guerriero, nel rimembrare il passato, invoca i signori della guerra, mostrando un grande astio verso il dio cristiano. Il suo odio, più antico della notte, riporta ai tempi degli antichi avi, guerrieri arcaici della tradizione italica, come i Sanniti, i Maruccini, i Marzi, i Vestini e le altre stirpi delle terre marsicane. È proprio in questi anni che la loro vicinanza ad altri gruppi black metal underground abruzzesi li porta a onorare con la loro musica questa splendida regione italiana e a mostrare al mondo la bellezza di questa terra pagana. Tra il 2007 e il 2009, con l'aggiunta di Elzior alle tastiere, prende vita il loro più grande capolavoro, che poi uscirà nel 2011, di nome De Ferro Italico. Allora, De Ferro Italico, mi piange il cuore non averlo, questo ancora per poco, ma volevo farvi vedere un attimo questa bella chicca che penso terrò quasi in cassaforte. Questo è appunto Nocturnal Pagan Supremacy, come potete vedere, e ho avuto veramente la fortuna di trovarlo. Sappiate che De Ferro Italico è veramente introvabile, la copia fisica è introvabile, non si trova da nessuna parte. E questo mi piange il cuore, ma forse sono riuscito a rimediarne una. Vediamo se nei prossimi giorni arriverà. Comunque, se arriva, ve la farò vedere sicuramente su Instagram. Ci tengo comunque, ecco, a dirvi che se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo, perché lì pubblico appunto tutte le novità e tutte le cose che non posso portare sul canale. Parlare di pagan metal italiano senza conoscere questo masterpiece
A detta di alcuni potrebbe essere una grave eresia. Si pensi che il pagan metal, genere molto simile appunto al viking, non aveva ancora trovato il corrispettivo italiano. Tutti i gruppi erano nordici e trattavano praticamente tematiche riguardanti la loro terra, ma mai nessuno fino ad allora era andato oltre, diciamo. Mai nessuno ancora dalle nostre parti si era cimentato in qualcosa di simile. Loro sono i veri fondatori del pagan metal italiano e devo dire che De Ferro Italico non è solo la ciliegina sulla torta, bensì è proprio la torta stessa. Estremamente influenzato da melodiche folk con la presenza di flauti, archi, ottoni e fisarmoniche, i Draugr riescono a mescolare inglese, italiano, latino e perfino un dialetto abruzzese arcaico in un mix letale che racconta in 10 diversi brani la battaglia tra i guerrieri pagani e cristiani. Il contesto storico incomincia nel 313, quando l'imperatore Costantino rende il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero con l'editto di Milano. Dopo un breve periodo di convivenza pacifica tra il mix di religioni presenti, nel 392 una serie di decreti teodosiani danno il via alle persecuzioni dei pagani. Per capire bene il contesto di questo album vi racconterò, spero in breve, la storia della cristianizzazione dell'impero romano. Ecco, questa storia praticamente inizia nel 376 d.C. L'imperatore romano d'Oriente in carica era Valente ed era praticamente in guerra con la Persia. Questo spinse appunto Valente a dare il consenso a far attraversare circa 200.000 goti per distribuirli nei territori e rafforzare le legioni. La cattiva politica migratoria però fece sì che i generali corrotti fecero entrare intere tribù senza disarmarle, ecco. Questo portò a un flusso migratorio spropositato di goti che fuggivano dagli unni. In poche parole, i romani dovettero far fronte anche alla questione dei goti. Ma il loro esercito era impegnato, come ho detto prima, a combattere i persiani. Valente a questo punto si rese conto che la situazione stava peggiorando sempre di più. Si recò sul posto senza attendere Graziano per mediare con le autorità gote. Si scatenò un enorme scompiglio, la mediazione non andò a buon fine e i goti si aizzarono contro i romani in quella che fu una feroce guerra sul confine. Il corpo di Valente non fu mai trovato e l'esercito romano venne completamente annientato. Ecco quindi che entra in gioco Teodosio, che fu chiamato da Graziano per associarlo come imperatore e risolvere la questione dei goti, appunto. Ormai stanco delle varie dispute sulla religione che dilaniavano l'impero, decise di dare più forza all'editto di Costantino. Con l'editto di Tessalonica, Teodosio appunto proclamò il cristianesimo niceno come unica religione di Stato. Questo portò a numerosi episodi di violenza contro le popolazioni che erano rimaste ancorate all'antico culto da parte dei fanatici cristiani. Virio Nicomano Flamiano, un uomo di cultura straordinario, legislatore di religione pagana e fino ad allora ancora fedele a Teodosio per mediare con il Senato, ancora in maggioranza pagana, organizzò un complotto insieme ad Arbogaste, che era il tutore di Valentiniano, il nuovo imperatore. Quest'ultimo, grazie ad una vittoria in Francia, rafforzò il suo potere e cominciò a mettere uomini fedeli in posti chiave. Valentiniano, privo di potere effettivo, era a tutti gli effetti un prigioniero ed era costretto praticamente a rimanere nella capitale di Vienne. Solo il vescovo di Sant'Ambrogio da Milano si schierò a favore di Valentiniano II, ma nel 392 il corpo di Valentiniano fu trovato senza vita nel suo palazzo a Vienne. Sembrerebbe essere un suicidio, ma le fonti a riguardo sono contraddittorie ed è probabile che sia stato ucciso. Arbogaste inviò degli ambasciatori a Teodosio, a cui chiedeva di governare l'Occidente.
I Messi però non portarono risposta e le leggi furono inasprite e molti funzionari pagani furono sollevati dall'incarico. Ad agosto del 392 a Lione fu proclamato Augusto d'Occidente Flavio Eugenio. Arbogaste, nonostante era sempre aperto alla riconciliazione con Teodosio, sapeva che lo scontro era inevitabile. Nonostante Eugenio fosse cristiano, favorì la rinascita di una classe dirigente pagana, grazie ad Arbogaste e Flaviano. Le preparazioni militari per lo scontro con l'esercito di Teodosio vennero caratterizzate dall'antica religione. Il Labarum di Costantino I venne sostituito con l'effigie di Ercole invitto, mentre statue di Giove vennero poste sui passi alpini dai quali sarebbe dovuto passare l'esercito di Teodosio. Tuttavia, l'esercito di Teodosio non era da meno. L'esercito orientale fu affidato a Timasio e Flavio Stillicone. Come compensare agli uomini persi qualche anno prima ad Adrianopoli? Mettendo i Goti, proprio in prima linea, due piccioni con una fava. Arbogaste inviò alcuni distaccamenti di truppe a tendere imboscate all'esercito di Teodosio, che arrivava da Oriente, ma discendendo dalle Alpi Giulie avvistò le legioni nemiche schierate sulla pianura sottostante e si rese inoltre conto che alcune delle truppe nemiche preparavano un'imboscata alle sue spalle, nascoste tra i recessi delle montagne. Teodosio, assalito ferocemente, a malapena riuscì a resistere all'urto dell'assalto. Perse oltre 10.000 Goti, dove tutto sommato asserì la loro perdita era certamente un guadagno e la loro sconfitta una vittoria, diciamo, ecco. Teodosio puntava a quello. La giornata terminò quindi con un'efficace difesa delle truppe di Arbogaste e Eugenio, che decisero di intervenire tempestivamente per neutralizzare completamente l'esercito d'Oriente. Qui, signori miei, le fonti si dividono. Le fonti pagane, infatti, affermano che Teodosio, circondato dal nemico e conscio di non aver più alcuna via di scampo, si sarebbe prostrato al suolo pregando il Signore affinché lui intervenisse in suo soccorso. Subito dopo, gli ufficiali di Eugenio, che erano pronti a tendergli un'imboscata, disertarono in massa in suo favore, a patto che venissero loro assegnati dei posti onorevoli nel suo esercito. L'imperatore accettò e, mentre Eugenio, ormai sicuro della vittoria, concesse ai soldati il riposo, Teodosio ne approfittò sferrando un attacco a sorpresa all'alba con tutte le sue forze, massacrando i soldati e decapitando Eugenio. Le fonti cristiane invece sostengono che Teodosio vinse la battaglia senza tradimenti, ma con pieno merito, posizionandosi nei pressi del fiume Frigido, in direzione della Bora. Un vento impetuoso che soffiava nelle schiere di Teodosio contro le schiere nemiche. Un vento così forte da strappare di mano i giavellotti dei soldati di Eugenio, e quelli che venivano scagliati tornavano addirittura indietro, colpiti dalle loro stesse armi. Anche in questa versione Eugenio fu portato al cospetto di Teodosio e decapitato, mentre Arbogaste fuggì tra le montagne, ma ormai braccato preferì suicidarsi insieme a Virio Nicomano Flaviano. Allora, ora che sappiamo bene la storia che c'è dietro la cristianizzazione dell'impero romano, proprio bene bene, perché questa non è una storia che ti raccontano sui libri, possiamo andare a parlare di nuovo del progetto dei Draugr. Voglio soffermarmi un po' su questo album, che al pari di un'opera d'arte racchiude al suo interno molte sottigliezze su cui conviene indagare ulteriormente. La copertina, per esempio, disegnata dal cantante del gruppo Svafnir, rappresenta questo gladio conficcato nel terreno, simbolo dell'opposizione degli antenati abruzzesi al tentativo di conversione al cristianesimo. L'augure e il lupo, terza canzone dell'album, ci racconta di un augure etrusco, figura specializzata nel prevedere eventi o catastrofi, interpretando il volo degli uccelli, che, giunto nelle terre marsicane, preannuncia sventure e avversità per tutti i guerrieri che continueranno ad opporsi alla conversione. La canzone, dopo una breve introduzione molto folk e orecchiabile, diventa subito più potente e aggressiva, concludendo con un giuramento agli dèi da parte dei guerrieri, con la promessa di una nuova guerra a Roma
nella quale scorreranno fiumi di sangue cristiano. Qui voglio fare un'analisi che accompagnerà tutti i brani praticamente. Nelle parti narrate o per tutti quei personaggi facenti parte della tradizione cristiana o neutrali nella lotta alla conversione verso il cristianesimo, il cantante utilizza una voce pulita o semipulita, mentre per tutti i pezzi riguardanti i loro oppositori la voce si fa sempre più violenta e sporca, tipica del black metal. Versacrum, la primavera sacra, era una tradizione di origine sannita, nella quale venivano invocate le divinità attraverso un rituale che prevedeva il sacrificio dei primogeniti nati durante il periodo primaverile per scongiurare periodi carestosi o periodi oscuri. Ovviamente i primogeniti umani non sempre venivano sacrificati, almeno nella versione del rituale romano, nel quale si ricorreva piuttosto a sacrifici animali. Comunque il periodo oscuro era arrivato e i guerrieri, fomentati dalle loro tradizioni, richiedono aiuto a Madre Maiella di proteggerli all'interno della loro fortezza, dalla quale nessun esercito potrà farci fronte, testuali parole. Poi ci sono vino, risate, donne e cibo a volontà, nel quale suppongo ci sia finito anche il buon cinghiale che li ha condotti nella conca Beligna. Sempre in tema di tradizioni e riti, Suave Taurilia è un rituale a Marte, volto a benedire le armi nella lotta sannita contro la croce. Si versa sull'altare sangue di capro, porco e toro, bagnati da forza, vita e prosperità. La canzone presenta vari segmenti cantati in antico linguaggio osco, che vanno ad introdurre un potente ritornello volto a incoronare la solennità e l'importanza del rito, che dovrebbe portare i guerrieri alla tanto agognata vittoria. In genere questo rito veniva svolto prima di una battaglia decisiva. Emblematica è la frase narrata a metà canzone, la cito per intero: all'orizzonte i lampi preannunciano battaglia, le fontane di Roma spilleranno il sangue dei traditori dell'antico culto, che i cristiani tornino ad essere pasto per leoni e che le loro anime siano nettare per Ade. La legge olinteata, nominata in più canzoni, era un corpo speciale dell'esercito sannita, formato da guerrieri che si erano dimostrati valorosi e capaci in battaglia. Questi formavano una devozione alle divinità protettrici sannite. L'iniziazione nella legione avveniva tramite un complesso rituale, durante il quale veniva prestato giuramento di fedeltà alla legione stessa, e dove si consacrava la propria spada e la propria vita alla battaglia. Questo giuramento avveniva per la copertura del recinto, in cui era stata consacrata la nobiltà, da cui il nome Linteata. Dopo questo giuramento i soldati venivano consacrati come guerrieri, votati fino al sacrificio estremo per difendere il proprio popolo. Vi leggo quindi un passo di Tito Livio tratto da Ad Urbe Condita, i libri, per farvi capire in cosa consisteva il sacrificio della legge Linteata. Compiuto il sacrificio, il comandante faceva chiamare da un messo i più nobili per famiglia e per imprese. Essi venivano introdotti ad uno, oltre ad altri sacri apparati che infondevano nell'animo il timore religioso. Vi erano al centro del recinto, coperto tutto intorno, aree e vittime uccise, ed erano schierati dei centuriori con spade sguainate. Il giovane veniva condotto davanti agli altari più come una vittima che come un iniziato, ed egli giurava che non avrebbe rivelato ciò che vedeva o sentiva in quel luogo. Lo costringevano a giurare secondo una formula fatta appositamente per invocare una maledizione su questi, sulla sua famiglia e stirpe, se si fosse rifiutato di combattere dove i suoi generali volevano, o se fosse scappato dal campo di battaglia, o avesse osservato un altro fuggire e non avesse fatto nulla per ucciderlo. Alcuni che si erano rifiutati di giurare in quel modo furono uccisi in modo barbaro davanti agli altari. I loro cadaveri, abbandonati in mezzo alle altre vittime, erano di esempio agli altri, perché non si rifiutassero di giurare. Purtroppo la storia si concluse nel 394 con la sconfitta appunto dei pagani, come vi ho spiegato prima. La storia però coinvolge molte più persone di quelle raccontate nell'album dei Draugr, e soprattutto provenienti da altri paesi, non solo dal suolo italico.
Ma noi, forti dello spirito emotivo e coinvolgente dell'album, vogliamo immaginarceli così, i guerrieri sanniti, principali artefici della battaglia contro l'imperatore Teodosio, coraggiosi ed eroici, ma altrettanto fieri, tali da non inginocchiarsi mai sul suolo romano. Signori, a 2 anni dall'uscita di questo capolavoro, nel 2013, i Draugr si sciolsero. La storia comunque non finisce qui, come vi ho detto. Questa è solo una piccola introduzione per quanto riguarda il Pagan Metal. Nei prossimi video, non so se saranno i prossimi, nelle prossime settimane, andremo a parlare di quello che ne è conseguito, appunto, dallo scioglimento di Draugr. Andremo a parlare di Atavicus e Selvans e chissà che altri gruppi ci sono attualmente sulla scena Pagan Metal. Signori, io vi ringrazio veramente per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. E un ringraziamento speciale veramente va a mio fratello, che ha fatto tutte le ricerche per fare questo video. Grazie veramente enorme. Signori, io vi rimando al prossimo contenuto e spero che arrivi il prima possibile. Detto questo, ci vediamo appunto alla prossima volta.